Buongiorno, oggi vi voglio insegnare due semplicissimi sughi per la pasta asciutta. Farò cuocere un unico tipo di pasta che poi condirò con due sughi diversi. Io ho usato le farfalle, voi potete benissimo utilizzare anche qualsiasi altro tipo di pasta corta oppure anche dei tagliolini magari fatti a mano. Questa qui è un chilo di pasta perché a casa mia bene o male ne mangiamo un chilo e la farò appunto 500 grammi conditi in una maniera, 500 grammi conditi all'altra. Il primo sugo che vi mostro è il sugo al salmone ed è di una semplicità davvero estrema. Abbiamo 90 g di burro, 200 g di salmone affumicato che io ho già tritato così, 200 g di panna da cucina, sale e pepe. Se volete potete magari far rosolare un po' di aglio nel burro e poi toglierlo prima di metterci il salmone e in ultimo magari aggiungere un pochino di prezzemolo. Io di solito non lo metto, però se volete potete fare anche così. Va bene, cominciamo mettendo a scaldare il burro. Io ovviamente ho già messo su anche l'acqua a bollire. Questo pentolino è un po' piccolo, però ho già messo l'acqua a bollire con il sale per far cuocere la pasta e intanto vado a preparare il mio sugo. Dopo vi farò vedere l'altro, adesso facciamo questo. Tra l'altro sono due sughi molto simili, per cui è per quello che li ho messi insieme in un'unica ricetta. Diciamo che la preparazione è identica, cambiano solo un pochino gli ingredienti. Vado ad aggiungere il salmone che lascio rosolare un pochino nel burro. Se preparate i tagliolini freschi, volendo potete aggiungere un pizzico di sale e di pepe nel farli, così rimangono più saporiti e si sposano molto bene con questa ricetta e anche con l'altro sugo che vi farò vedere dopo. Vado a mettere un po' di sale, non ne metto moltissimo perché il salmone di suo è già abbastanza salato, però mettendoci la panna poi il sapore si va a diluire molto, quindi in ultimo vi consiglio di assaggiare per sentire se va bene di sale. Un po' di pepe. Lo facciamo insaporire ancora un po'. A questo punto andiamo ad aggiungere la panna. Ci va ancora un pizzico di sale.
qui. Ora, se volete, potete farlo stringere un pochino. Io lo lascio un filino più liquido perché mi sembra che vada già bene. Questo è il secondo sugo ed è il classico sugo alla russa, alla vodka, come volete chiamarlo. Anche qui abbiamo 90 g di burro, abbiamo una confezione di polpa di granchio, io ho usato quella in scatola, se voi riuscite a trovare addirittura il granchio fresco, meglio ancora. E ovviamente va spolpato e tolta tutta la polpa. 200 g di panna da cucina, un bel bicchierino di vodka, sale e pepe. E anche qui andiamo a fare più o meno la stessa operazione che abbiamo fatto con l'altra, con l'altro sugo. Facciamo sciogliere il burro, poi andremo a unire la polpa di granchio. Ecco, io ho messo 90 g di burro, ma se voi dovete condire meno pasta, per esempio 2 etti, o se siete a dieta mettetene pure di meno. Oggi ho anche il fuoco che fa arrabbiare. Ecco, qui dovrà andare un po' perché ovviamente dovrete lasciarlo cuocere perché la polpa di granchio aveva un pochino di sughetto dentro. Io l'ho voluto lasciare anche perché anche quello dà sapore. Se invece volete scolarla potete benissimo farlo. Io la lascio bollire un po' e si restringe. Ora che sta soffriggendo, l'abbiamo fatto restringere, vado a mettere un pochino di vodka e la lascio sfumare, questa qui è anche tanta, eh. Un pizzico di sale e di pepe, anche qui andrà assaggiato poi per sentire se va bene e poi vado ad aggiungere la panna. Passo un filino. E anche qui se volete potete farlo stringere un attimo, poi io lo lascio un filino più liquido perché la pasta che devo condire è tanta, quindi... Però se voi ne avete di meno potete farlo stringere un po', così rimane anche più saporito. Mi raccomando, assaggiatelo per vedere se va bene, lo farò anch'io adesso. Perché purtroppo con la panna si stempera molto il sapore. Infatti è piuttosto dolciastro. Mettiamo ancora un filino di sale, andiamo a spegnere perché non voglio che mi bolla la panna. E anche questo è pronto. La pasta è cotta, l'ho divisa in 2 ciotole diverse, una la vado a condire con il sugo al salmone. Sugo alla russa o alla vodka o alla polpa di granchio, come preferite chiamare.
Ecco, a questo punto, se volete, potete mettere anche un pochino di prezzemolo e un filo d'olio anche, se volete. Hanno un profumo meraviglioso. Ora direi che posso procedere all'assaggio. Cominciamo da queste. Sono ottime. Era da una vita che non le mangiavo più, avevo proprio voglia di farle. E adesso assaggiamo anche queste. Perfette anche come sale. Queste sono un filino più saporite, queste un filino di meno, ma probabilmente dipende semplicemente dal salmone. Ecco, se le volete più saporite mettete un pochino più di salmone. Comunque devo dire che sono riuscite davvero bene. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete. Grazie e buona giornata. Ah, magari iscrivetevi anche al canale. A presto!